E quel ho sete e tutto è compiuto. Sete d'amore, sete di perdono, sete di misericordia, sete di giustizia. Lo abbiamo chiesto nella preghiera di colletta. Aiutaci a regnare con te nella giustizia e nell'amore, che sono le uniche realtà possibili per un regno secondo Dio, giustizia e amore, e come te dare la vita per i nostri fratelli. Contempliamo questa verità incarnata su questo monte di San Giovanni Rotondo del Gargano, dove per 50 anni Padre Pio disse carnalmente con la sua vita e con la sua presenza fisica queste medesime parole e la medesima esperienza del regno universale di Gesù nella giustizia, nell'amore, nel perdono e nella misericordia, nel silenzio che però sa ascoltare e rispondere al cuore di ognuno e di tutti. Che San Pio, che contempliamo, che guardiamo, che veneriamo, ci aiuti a stare sotto la croce del Signore in questo modo e, se necessario, anche a salirci e lasciarci come Lui inchiodare e rimanere. Ecco, sono due immagini o icone parallele: il Calvario con Cristo in croce, il nostro Monte Santo con San Pio, che non avrei paura anche per distinguerlo da tanti altri santi, e sono tutti papi, credo, che portano il nome di Pio. Non avrei paura a chiamarlo San Pio Magno, il Grande, perché ha espresso fisicamente nella sua vita, attraverso le stigmate, il silenzio, l'ascolto e lo strumento della misericordia, esattamente la grandezza del Signore che salva dalla croce, che regna dalla croce, che si fa giustizia, amore, perdono e misericordia per tutti e tutto. Amen.